Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'HyperX Alloy FPS, prima tastiera da gaming di tipo meccanico dell'HyperX, che segue gli headset da gaming della serie Cloud Revolver, che hanno riscosso davvero un forte successo tra i videogiocatori. Partendo dalla confezione, possiamo osservare l'immagine illustrativa del prodotto con la determinazione del co singolo colore rosso in azione e ulteriori informazioni. L'auto di digitazione disponibile è inglese e americano e per il mercato italiano sono disponibili purtroppo solo switch meccanici Cherry Mix Blue. Quindi per alcuni videogiocatori questa scelta da parte di HyperX potrebbe risultare alquanto strana, particolare. Nel retro della confezione troveremo ulteriori immagini illustrative circa le caratteristiche del prodotto e ulteriori informazioni riportate in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo un manuale, un cartoncino riportante ringraziamenti da parte dell'HyperX, un manuale utente, un cavo rivestiti in treccia di tessuto con motivo nero e rosso, dotato di due connettori USB non placcati oro ed un singolo mini USB che andrà collegato ovviamente alla tastiera. Sono disponibili due connettori USB in quanto la tastiera, come vedremo, è dotata di un ulteriore porto USB per la ricarica del nostro smartphone. A seguire troviamo un estrattore in plastica, utile per pulire più approfonditamente la tastiera rimuovendo i caps, una sacca in tessuto traforato con il logo dell'HyperX nella parte frontale e nella parte posteriore troviamo una sacca dove potremo riporre il restante bundle. A seguire troviamo un set di caps sostitutivi di colore rosso. E in particolar modo i tasti WASD sono con un effetto nella parte superiore mandorlato, mentre quelli che vanno dal tasto 1 a 4 sono classici lisci. E infine, ovviamente, la tastiera, la Alloy FPS. Abbiamo, come avete visto, già sostituito i caps che vengono con il bundle per dare un aspetto più aggressivo al prodotto. Ovviamente l'HyperX Alloy FPS presenta un design molto classico ed elegante, colorazione completamente di colore nero. Nella parte superiore abbiamo un plate in alluminio che va a rinforzare la solidità del prodotto. Le auto di digitazione, come abbiamo detto, è inglese e americano, lo possiamo notare specialmente dal tasto Enter, che non è a L rovesciata, ma è quello classico lungo. È una tastiera dotata di tasti multimediali che possiamo vedere vanno dal tasto F6 al tasto F11. Il tasto F12 invece è adibito alla modalità gaming, che ovviamente disattiverà, come molti sapranno, il tasto Windows e quindi impedirà un ritorno accidentale al desktop. Abbiamo anche dei tasti che ci permetteranno di modificare l'intensità della retroilluminazione, diminuendola o abbassandola, e relativi alle freccette verso l'alto e verso il basso, mentre quelle di sinistra e destra ci permetteranno di switchare tra i diversi effetti della retroilluminazione, che come abbiamo detto è del singolo colore rosso. È presente anche alcuni dettagli come il logo dell'HyperX nella parte superiore, il tastino numerico, oppure il logo dell'HyperX sulla barra spaziatrice. Ci spostiamo nella parte posteriore della tastiera. E come possiamo osservare è classico la superficie in plastica, come anche classica la disponibilità di due piedini in plastica che potremo aprire con un ulteriore rivestimento in gomma per assicurare massima presa sul piano di appoggio. Eventualmente non utilizzassimo i piedini in plastica, abbiamo quattro piedini in gomma di piccole dimensioni. Nella parte centrale troviamo un adesivo con ulteriori informazioni ed un sigillo di garanzia che, se rimosso, ovviamente farà decadere la garanzia stessa. Come dicevamo, nella parte superiore è presente non solo il ingresso per il connettore mini USB della tastiera, ma è anche disponibile un connettore USB ausiliario a cui potremo collegare il nostro smartphone o tablet per la ricarica, in quanto, come possiamo vedere, è dotato e c'è cioè presente anche un logo ad indicarcelo.
La tastiera, come dicevamo, è dotata di switch meccanici Ceramics Blu, che adesso vi mostreremo. Come possiamo osservare, la struttura è classica e non trasparente, in quanto la retimazione del LED è semplice del colore rosso e quindi sicuramente non è necessario una struttura trasparente. Lo switch, come abbiamo detto, è un Ceramics Blu. Mettiamo a posto il caps. E con questo è tutto per adesso. Rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito, dove troverete ulteriori immagini, approfondimenti, test e le nostre considerazioni. Un saluto da tutto lo staff.